Ciao a tutti! Allora, oggi sono qui per farvi vedere. Io inizio sempre i video con oggi sono qui. Insomma, sono qui per farvi vedere un regalo di compleanno molto tardivo. Ho freddo, io si vede che ho freddo. Non per colpa del mio ragazzo, ma per colpa di vari ed eventuali problemi. Prima l'avevo ordinato su The Boozy Shop, ma l'hanno messa fuori produzione. Poi l'abbiamo ordinata su eBay, solo che ce l'hanno fermata la dogana, insomma, vari ed eventuali casini. Insomma, però finalmente è arrivata, è stata riempita e indovinate di cosa sto parlando? Yeah! Sto parlando di questa bestia! Trattasi di una train case, ossia una borsa da makeup artist apposita, è morbida e molto spaziosa. E ora ve la faccio vedere un pochino più nel dettaglio, così magari riesco anche a vedere come è regolato il fuoco, perché non sono sicura di essere a fuoco con questa telecamera. Non è una telecamera, è una reflex. Ok, adesso vediamo. Stiamo parlando di questa piccolina. E qui c'è il cartoncino con il mio nome che ho girato per ovvi motivi di privacy. Vedete, è enorme, gigantesca, cioè è una cosa immane, cioè guardate la mia mano, quant'è rispetto a questa borsa, è decisamente immensa. Ok, adesso la apriamo. Vi avverto che io tutte le volte che la apro faccio suoni tipo Star Trek, Star Wars, perché mi sembra tipo una cosa epica. Eccoci qui, siamo passati in modalità manuale, quindi se vi faccio venire un po' il mal di mare non è colpa mia, anzi sì è colpa mia, ma è perché non sono buona. Allora, qui, in quella tasca lì, porto tutte le cose per le ciglia, tra cui mascara, qualche ciglia finta, la colla, un altro mascara qui sotto che è il ciglia finte. Qui ho tutti gli ombretti in crema e gli eyeliner che uso come base, qui c'è la base ombretto della NYX. Gli eyeliner in gel della serie base della Essence, questi qui. Qui ci sono i due della Nat Venturista che io adoro la follia. Qui ci sono i quattro ombretti in crema che ho della Essence che mi piacciono tantissimo. Qui ho tipo un lip paint di Inglot che non stava da nessun'altra parte. Qui ho un pigmento Inglot e un altro pigmento Inglot. Qui ho il mio eyeliner nero della Maybelline. E qui ho tutti, entra, ho tutti gli eyeliner. Ci sono quelli glitterati, quelli metallizzati, poi ci sono i miei aqualiner, i miei eyeliner in penna e quello rosso di pupa. Di qua invece troviamo tutti i rossetti. Questo è quello della NYX, il mio preferito, della Black Label. Qui il mio Soft Matte Lip Cream, che mi piace un sacco. Qui il mio Lip Gloss di MAC, della Viva Glam. E niente, qui ci sono i miei 7 rossetti MAC. I miei 2 rossettini Essence della serie 50s Girl. Rossettino di Debbie, 3 rossettini di Debbie e 2 tinte per labbra. Allora, qui ci sono tutte le mie matite che partono da quelle metallizzate che sono un po' di Kiko, un po' di Zoeva, le mie 6 Jumbo Pencil, i miei 1000 eyeshadow stick di Kiko che io adoro la follia e tutte le altre matite, abbiamo un po' di Essence, un po' di Kiko, un po' di Madina. Da quest'altra parte invece, nel secondo piano, troviamo i blush. Poi ci ho messo anche i gloss che non mi ci stavano dalle altre parti, quindi i quattro gloss che alla fine uso per truccare le persone. Io ho i miei blush della NYX, 3 soltanto, i miei 2 water blush di Kiko che uso tantissimo anche per le altre persone e il mio illuminante Madina che è il mio preferito e si consuma molto lentamente perché lo sto usando su tutti e si consuma davvero lentamente.
Nello scomparto centrale sembra che regni il caos, invece non è vero. Allora, qui ho due praticamente bottigliette che sono il Fix Plus di MAC e il mio struccante fatto in casa, che va bene per tutte perché ho scoperto che è la cosa meno allergizzante del mondo. Cioè, mentre alcuni latte detergenti che usavo prima magari a qualche ragazza davano fastidio, questo non dà fastidio a nessuna, quindi uso questo che è semplice acqua distillata e olio d'oliva, che avete visto già in una bottiglia di plastica, ma gli ho trovato una soluzione un pochino migliore, con anche un tappino consolo, guardate. Poi qui c'è il mio brush, come si chiama, brush tube della Sigma, che me l'hanno inviato per l'incentive program, per mi piace, per mi pare i 5.000 iscritti su Facebook. Non li ho ancora usati questi pennelli, però li tengo qui per far capire lo spazio che occupano. Qui ho due palette che sono quella dei correttori di Cinecittà e la mia palette MAC, che diciamo che contiene i colori d'emergenza perché non ho scelto tanti colori strani. Come vedete sono colori che vanno bene un po' per tutte le carnagioni e che si risolvono in illuminanti, scurenti, niente di eccezionale a parte il Sushi Flower e il Paradisco. Poi gli ombretti di cui mi fido di più alla fine sono quelli della neve, quelli degli arcobaleni, perché con quelli minerali non mi trovo tantissimo con gli altri, cioè a truccare gli altri, mentre con gli arcobaleni mi trovo davvero molto bene. E ho le elegantissimi, la chiarissimi, gli intensissimi, eccola qui, e la scurissimi laggiù in fondo. Quindi poi qui in fondo ho i pigmenti che hanno la confezione un pochino più spessa, che non entra da nessun'altra parte, tipo i glitter che ho usato ieri sera, perché ieri sera era Capodanno, della Wet n Wild, che sono molto molto carini. Poi vabbè, l'ombretto della Golden Rose, i glitter della Too Faced, questi tre pigmenti di MAC che sono Gold, Blue Brown e Violet. Violet è il mio più recente acquisto, del quale sono molto contenta, ma anche Blue Brown mi soddisfa tantissimo. Poi qui ho fatto una cosa molto intelligente a parer mio. Vabbè, a parte qui c'è la terra della Essence, quella grossa che profuma di cocco, che mi piace un casino. Poi qui il blush in crema, che è troppo spesso per stare nel cassettino. La mia cipria trasparente di Kiko, che mi piace un fracco anche questa. Poi vabbè, il mio fondotinta. Adesso mi deve arrivare il set di fondotinta per airbrush, che io userò senza airbrush perché l'airbrush costa troppo, cioè l'aerografo. Il mio cabuchino. Dove sei il cabuchino? Il mio cabuchino Sigma, che è veramente bellissimo e molto sporco, devo lavarlo assolutamente. Qui vabbè c'è il mio Bar Minerals, che più che come fondotinta io lo uso come, diciamo, per dar colore sulla base, per uniformare il colore. Qui ho fatto questa cosa intelligente, che ho preso la scatolina dei Ferrero Rocher, sì, proprio dei Ferrero Rocher, e l'ho riempita con le cose base a parer mio, cioè con tutte le basi che sono le basi per ombretto, i correttori, poi c'è la mia base per i pori dilatati, questa me l'ha regalata la ragazza di Ocean Makeup da provare, poi c'è il mio Duraline, quello per trasformare gli ombretti in polvere, in eyeliner, poi c'è la Glitter Glue, insomma sono tutte le cosine che io reputo un pochino basiche. La marca è la Sorize e è rifinita bene, si vede proprio che non è una cosa di cattiva qualità, ma è proprio fatta bene, molto rifinita, molto ben studiata per chi deve portare tanto peso. Ha la sua tracollina, chiama la tracollina, robustissima. E niente, questo è tutto, sperando di essere a fuoco. E spero che vi sia piaciuta. Se avete qualche trim case vostra da farmi vedere, insomma, se volete farmi vedere come organizzate il vostro lavoro, mettetemi una foto sulla pagina di Facebook, ho pubblicato un video risposta qui sotto, sarò contenta di vedere tutto. Niente, grazie a tutti quanti, grazie al mio Davide che mi ha regalato questa bellissima borsa. Un bacio grande a tutti e ci vediamo alla prossima.